A distanza di 14 giorni, dopo il pareggio a più di emozioni con la Borghigiani, Perticara tornava secchi dalla ricevendo i Delfini Rimini, squadra allenata da Massimiliano Socci, ricca di elementi di esperienza come Zavattini, Berardi, Lapia e Pirini. Alla vigilia, terza in classifica, torna a vedersi nell'11 titolare tra i padroni di casa il numero 10 Matteo Guerini, autore a nostro avviso di un ottimo primo tempo. Nell'ultimo turno il Perticara è uscito sconfitto dalla trasferta di Mondaino, mentre i Delfini hanno ottenuto i 3 punti con il Roncofreddo. A dirigere la gara il signor Coppola della sezione di Imola. A sorpresa, Perticara giocherà una delle più belle gare delle ultime 3 stagioni in prima categoria, soprattutto nel primo tempo. Ed ecco che dopo 10 minuti di studio di Filippo sulla sinistra serve la corrente a Sfari, terzino che si era fatto espellere nelle prime giornate di campionato, si scopre incisivo come non mai. Ottima la sua penetrazione con Berardi che non riesce a compiere il miracolo e con la Pia che non riesce a sventare il pericolo. Gli uomini di Comandini sono in vantaggio. È proprio a Sfari a voler nuovamente asfaltare la porta difesa da Berardi, ma questa volta l'estremo ospite risponde da campione. Sulla ribattuta i Comandini boys recriminano per un fallo di mano non sanzionato dal signor Coppola. Il replay ci mostra il cross di Sartin sporcato leggermente dalla mano di Lapia in piena area di rigore. Dal possibile 2-0 si passa all'1-1. Dalla sinistra Mattia Tebaldi, classe 2002, lascia partire un destro che Balducci vede partire all'ultimo, disturbato probabilmente dalla luce solare. I Delfini in maglia nera ottengono il pareggio, gran gol per il numero 7 ospite. Il Perticara però rispetto al solito non soffre, anzi osa. La discesa di Filippo viene respinta da Berardi sul piede di Guerini, ma al numero 10 non riesce il tapin vincente, trovando in questo caso la traversa. Dall'angolo il colpo di testa di Filippo viene respinto su una linea di porta dalla difesa ospite. Ancora Perticara protagonista con questo tiro a cura di capitan Bartoletti che non c'entra il bersaglio. Bersaglio che invece c'entra Guerini con Berardi costretto alla deviazione in angolo. Nel fine di primo tempo ancora Guerini protagonista, ma sfortunato sotto porta, manda alto primo piano per il numero 10 di casa. Squadra riposo sull'1-1. Nella ripresa Socci realizza subito un doppio cambio dentro Casadei e Darlotti. La musica in verità non cambia molto. Tebaldi al quinto col piattone deposita abbondantemente al lato. Il Perticara invece non cambia musica. Da cross da Sfari, Sartini di testa, botta sicura, trova la respinta di Lapia che salva. Un gol fatto. Acuto dei Delfini con Zavattini direttamente a calcio piazzato, Balducci blocca senza patemi. Episodio da moviola anche per i Delfini quando Berluti viene toccato da Fai. Coppola sorvola anche in questo caso, il replay ci aiuta a capire meglio l'episodio. Poco dopo, da punizione di Pirini, Berluti arriva a sporcare il pallone che Balducci con un colpo di reni evita a questo punto il sorpasso. Davvero bravo il portiere di casa. Ancora Zavattini sul fine di gara dentro l'area di rigore riesce a calciare, ma Balducci è ben appostato. Le ultime 2 occasioni sprecate da parte degli ospiti li portano al tiro di Drudi e al tentativo debole da posizione favorevole a cura di Casadei. Le emozioni terminano qui, la fatica si avverte, ma è stata la partita più bella del Perticara, a tratti commoventi per lo spirito di sacrificio e l'attenzione intrapresa dagli uomini di Comandini. Delfini travestiti da Babbo Natale nel periodo natalizio si sono dimostrati troppo teneri e forse in vena di regali, ma di fronte un Perticara che ha sorpreso il tecnico Socci che a fine partita chiederà proprio al collega Comandini come possa una squadra che esprime questo calcio trovarsi al penultimo posto della classe. Queste parole devono spingere i giocatori perticaresi a ritrovare il coraggio per rilanciarsi il campionato con prestazioni così, Natale permettendo, tutto è possibile.